siamo davvero contenti che comunque ci siano molte persone e soprattutto tanti ragazzi un po' più giovani di noi, così possiamo dare un testimone ideale, diciamo, perché comunque questa giornata va ricordata sempre, anche se nel corso degli anni sembra che questo momento sia stato veramente indietro nel tempo. In realtà chi ha combattuto per liberare l'Italia va sempre onorato. Prima di cominciare, visto che recentemente si è successo per l'ennesima volta un eccidio, potremmo dire, di migranti pochi giorni fa, abbiamo pensato di fare un minuto di raccoglimento, di pensiero per queste persone che vengono da noi per cercare una vita migliore e purtroppo trovano la morte o non trovano sicuramente l'accoglienza che sarebbe giusto trovarsi. Bella ciao,
Allora, qua secondo me è il punto giusto per farsi sentire. Ok, facciamo così. Perché qua vicino ci sono personaggi che non volevano si cantasse Bella Ciao perché è un pezzo che divide o che comunque rappresenta una parte. E quindi io penso che se non ci facciamo sentire in questa occasione, non ci facciamo sentire più. Ok, okay. Muovi la voce. Thank you.
aspetto domani. Domani è il massimo della nostra espressione, perciò più siamo meglio, anche per dare una dimostrazione. Leo! Alle 2:30, due. Al sindaco? Domani mattina. Che ci siamo sul territorio, che siamo presenti, che lavoriamo, che siamo in tanti. Paolo, racconta il programma. Allora il programma si parte alle 9:45 dal comune, parte il corteo, noi staremo per ultimi, perché ci sarà una sorpresa, spero che sia una sorpresa anche per il sindaco, lo striscione che abbiamo messo. Arriviamo, parlano loro in partenza, fanno un discorso loro e gli alpini, non so se si fermeranno dalla Bettian Viver perché mi sa che non si fermano. Qui potremmo parlare noi, loro depongono, e deponiamo una corona noi, loro depongono una corona per tutti i morti e poi loro vanno a messa. Noi invece entriamo, prendiamo la cappella e la possiamo cantare tranquillamente come canteremo. Il sindaco mi ha espressamente detto che non può sentire cantare la canzone Bella Ciao. Perciò voi dietro cantate tutto Bella Ciao. Io dirò davanti che io non c'entro, perché siete voi che cantate. Datemi questa soddisfazione. Il pomeriggio Mario ci ha dato una buona idea davanti al parco, chiamavamo nel Mostro Paradiso, quella che era una volta il parco della Battisti. Ci saranno al tavolato dei giochi per i bambini che lui intratterrà, ci saranno da figurare, da far divertire i ragazzi. Ci saranno delle letture dei fatti successi qui dalla strada, è stata la parte vivente di quello che mi ha insegnato Mario Pelliccioli, e potrò parlare e discutere anche di altri problemi eventualmente che si svolgono sul territorio. Per il momento ciao e vi aspetto domani. La minore, mi minore! Dai, senza chitarra, dai! Vai! Fischia minore! Fischia il vento, urla la bufera, date l'ore, bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sole e la pedina. La notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpire. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpire. Se si coglie la crude le notte, dura vendetta sarà del partigiano. Ormai sicura la dura sorte del fascista vile tradito. Ormai sicura la dura sorte del fascista vile tradito. C'è sempre calma la bufera, sono a casa fiero partigiano. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Sventolando la rossa sua bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Un tempo, noi in grigio, bravi!